Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati su American Coffee Travel e oggi vi porto alla scoperta di tantissimi luoghi da visitare a Singapore. E ragazzi, questo posto magnifico si chiama China Place ed è un posto pienissimo, una strada coperta, mi piace che le coprano così, veramente rinfresca tantissimo appunto il pavimento e appunto dove ci sono i negozi, aiuta tantissimo con l'umidità e il sole ragazzi. Questo posto è pienissimo di posti dove mangiare, per fare colazione e anche la sera appunto per bere qualcosa. Il prezzo per me è troppo alto, fuori dai miei standard, tutti i ristoranti sono più di $10, ma è tutto estremamente molto economico in realtà e sono solo io che viaggio low cost. Questo posto continua dalla parte opposta della strada e diventa ancora più grande, guardate quanto è magnifico. Questo posto con i ristoranti tutto qua, questo è veramente molto molto nuovo e guardate questo qui ragazzi, questo è un ristorante di lusso logicamente, ma guardate l'entrata appunto del ristorante. So, in questo posto in realtà ho trovato qualche cosina che posso mangiare molto molto interessante e alcune cose hanno prezzi abbastanza bassi e alcuni ristoranti hanno i prezzi un po' più alti, come vedete lì pranzo da $14.99, ma veramente dipende dal posto dove volete andare, hanno prezzi molto molto vari. Tutti dicono Singapore è una città da 2 giorni e via. In realtà Singapore non è una città da 2 giorni e via, è una città con tantissimi luoghi caratteristici e angolini straordinari. C'è tantissimo da scoprire a Singapore e tanti luoghi veramente particolari che possono essere scoperti solo camminando. Quindi la prima cosa importante da fare a Singapore è camminare, 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 camminare. E ragazzi, sto girando nella zona di Telok Ayer e proprio mentre giravo qua ho trovato appunto il centro culturale degli indiani musulmani ragazzi, e di questo edificio originale appunto del non del secolo scorso ma del secolo prima, quindi del XIX secolo, ci sono poche cose rimaste in quest'area che sono ancora originali e conservate, e quest'area ha il tempio, il numero maggiore di templi appunto rimanenti qui a Singapore. Ci sono esattamente 4 templi in questa zona. Ho scoperto tutto visitando questo centro che è completamente gratuito ed è stata un'esperienza interessantissima, e come vedete c'è una barca. So, in realtà questa parte era il porto di Singapore nel secolo scorso e poi hanno iniziato la bonificazione dopo che è stato colonizzato dagli inglesi. Ragazzi, ma in passato qui c'era il porto e qui c'era l'acqua, quindi è stata un'esperienza molto interessante venire qui, molto educativo, e ho scoperto questa cosa che se no non avrei mai probabilmente scoperto. Adesso visitiamo questo tempio bellissimo, che io sono venuta qua per il tempio, ma non sapevo in realtà ci fossero queste zone così. Mi sembra che manchino tantissime informazioni in verità su cosa visitare a Singapore, sulle zone. Il tempio più visitato a Singapore è quello della reliquia di Buddha che si trova in Chinatown, che vi ho fatto vedere in un video precedente, ma in realtà questo tempio, che si chiama Tian Hock Keng, è molto più bello del tempio dove vanno tutti i turisti, e qui ci sono veramente pochissimi turisti, ma questo tempio deve essere assolutamente visitato a Singapore. Non c'è quasi nessun turista a parte scolaresche e i locali. Quando sono venuta io oggi è di settimana e apparentemente non è molto visitato dai turisti, ma è molto più bello dell'altro tempio che appunto vi ho fatto vedere l'altro giorno, quindi decisamente è un posto che merita e deve assolutamente essere visitato a Singapore. Singapore ha tantissime informazioni magnifiche
sui parchi, sugli edifici, chi più ne ha più ne metta. Quando camminerete nella città troverete appunto cartelli ovunque che spiegano la storia della città e spiegano veramente tantissime cose, ragazzi, quindi è magnifico. So, adesso ci addentriamo in questo parco che va sopra una piccola collina, vediamo com'è. Guardate, in questo parco c'è questa piccola terrazza panoramica. Presentare un posto che decisamente nessuno youtuber o travel blogger vi dirà dovete assolutamente visitare, e per me questo posto è assolutamente da visitare. Non pensavo fosse così, perché nessuno dice che è fantastico, ok? Ci ho messo più di un'ora e mezza e un po' ho corso un pochino perché ho molta molta fame, sono molto molto stanca, ma sono stata alla Singapore City Gallery, e praticamente è un museo dedicato alla città e all'evoluzione della città. Ci sono mappe, cartine, è un museo interattivo, quindi potete scoprire tantissime cose, potete prendere cartoline gratis, e in più hanno appunto le mappe e anche dei libri, proprio delle brochure dedicate appunto alla cultura e ai luoghi della città. Quindi un posto bellissimo per scoprire tutto quello che volete sulla città. Ho scoperto un sacco di cose sull'architettura, su come questa città si è sviluppata. È veramente un'ora e mezza di informazioni interessantissime, quindi assolutamente è uno dei posti migliori da visitare per il momento a Singapore, dove sia stata per il momento questo, ed è completamente gratis, ragazzi, mi sono dimenticata di dirvelo, gratis. Ed è proprio dalla parte opposta da questa corte del cibo che si chiama Maxwell, che è una corte del cibo molto molto famosa. Piano sulla terrazza con le piante proprio di fuori, e sono nella Biblioteca Nazionale di Singapore. So, per arrivare qui è completamente gratuito, e sono salita a vedere appunto una collezione. C'erano tantissime cose appunto esposte, ed è una collezione appunto dedicata ai donatori. In più c'era una dell'esposizione delle mappe, 6 mappe antiche, molto molto interessante, tutto completamente gratuito, ed ero la sola all'interno appunto della collezione delle stanze a girare. C'erano tantissime foto, ho visto delle foto d'epoca di quartieri che andrò a visitare oggi e che ho visitato, quindi è stato molto bello fare il paragone tra come erano prima e appunto come sono adesso, quindi sono molto molto contenta di aver trovato questo posto per caso mentre camminavo. Ho visto e ho detto, ah, ok, saliamo. Ragazzi, lo vedete? Guardate che carino. È un tagliatore
automatico, guardate qua, difatti c'è il cartello che dalle 4 alle 6 nei giorni appunto feriali, dalle 9 alle 6 nei weekend, appunto c'è il piccolo tagliatore d'erba. Volevo farvelo vedere, l'ho visto anche a Tokyo, a Shibuya c'è questo piccolo appunto tagliatore automatico, super carino. Ragazzi, benvenuti in un nuovissimo giorno a Singapore e quella dietro di me è la Malesia. Come sono arrivata fino a qua? Ecco qua la destinazione di oggi vista dalla cartina ed è quest'isola qui che si chiama Coney Island. Come vedete tutta l'isola è appunto un parco! Pa, 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 pa. Ragazzi, guardate, questi sono i bagni del parco, come vedete sono completamente gratuiti, so, c'è l'acqua potabile e ci sono anche le docce, pensate un po', guardate là, c'è la doccia, è appunto magnifico! Da, 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 da. In verità è un orario di cacca per venire qui perché fa caldissimo, c'è un sacco di sole e non volevo venire in questo momento del giorno, ma stanotte ci siamo svegliati nel mezzo della notte, poche persone, gli altri hanno dormito, non so come, ma senza aria condizionata, non avevamo la corrente e quindi stamattina non c'era la corrente in ostello, quindi faceva caldissimo e ad ogni modo sarei dovuta uscire e andare da qualche parte, così ho deciso di appunto fare la doccia e di venire qui. Detto questo, sono una metro e poi l'autobus, tra un po' di cose sono arrivata in un momento dove c'è sempre il sole, che non è la cosa più bella, sarei voluta venire durante il tramonto perché il tramonto qui, come vedete, è mezzogiorno e poi tramonto di là e c'è appunto il boardwalk dove posso continuare a camminare e appunto di solito c'è un tramonto molto molto bello appunto sull'acqua e che dà verso appunto la Malesia. Ma non funzionerà così e quindi oggi cammineremo sotto al sole cocente, ma dovrebbe esserci l'ombra all'interno del parco, per il momento non c'è, mi sudano addirittura i baffi. Del parco, tutti fanno la foto appunto con il gate con su scritto Coney Island e quindi ve lo faccio vedere qua così tanto per farvi vedere questa cosa dove tutti fanno la foto di solito. So, un'altra cosa che volevo farvi vedere è questo, si chiama Coast to Coast ed è uno appunto delle hike, uno dei sentieri tra i più lunghi e più famosi appunto di Singapore. Se volete morire di caldo e di sudore e sudare il vostro intero peso corporeo in acqua, potete fare questo appunto sentiero che è lungo 36 km, pensate, e vada appunto da dove siamo noi in questo momento fino a questa altra parte, questo lago. Quindi questo sentiero fa praticamente una parte della costa e poi va all'interno, appunto questa parte è tutta parte appunto interna di Singapore per arrivare, questa è una montagna, la montagna più alta di Singapore, ragazzi, che è praticamente la collina più alta di Singapore, fino ad arrivare appunto a questo lago. Ricordatevi che quando verrete a Singapore, se volete andare per qualche camminata da qualche parte o in natura, ricordatevi di portare o comprare appunto il repellente per gli insetti. Questa cosa è soprattutto importantissima, in quest'area ci sono qualcosa che è chiamato sandflies, che sono praticamente le mosche della sabbia, che non ho proprio la più pallida idea di come si chiamano in italiano, e sono appunto queste mosche con questo corpo tigratino che mordono. Ok, non sono zanzare ma sono mosche che mordono e non sono i nostri tafani, sono un po' diverse, sono veramente piccoline, tutte sembrano quasi delle apette piccole, ma in realtà sono mosche, quindi ricordatevi di spruzzarvi ovunque di repellente. Ragazzi,
siamo arrivati alla spiaggia numero A di Colony Island. Logicamente qui l'acqua non è pulita come quella che vi avevo fatto vedere l'altro giorno, perché questo è proprio lo stretto che sta tra Singapore e la Malesia, quindi è uno schifo totale qui l'acqua. Ma per ricordarvi come veramente sono le spiagge, voglio farvi vedere un'altra spiaggettina piccolina che ho raggiunto prima di venire qua, in questa qui. Questo video è soprattutto per ricordarvi, ragazzi, che le spiagge sono tutte così quando sono pulite è perché qualcuno ve le sta pulendo, ok? Ricordatevi che qualsiasi spiaggia è come questa, ragazzi, piena di immondizia, spazzatura e plastica. Al di fuori del appunto sentiero principale ogni tanto passa qualcuno in bici, ma generalmente, come vedete, non c'è assolutamente quasi nessuno. È un giorno di settimana, quindi di solito è un posto dove la gente di Singapore viene qui il weekend, quindi c'è questa pace, tranquillità, tutti i grilli, gli uccelli, gli scoiattoli saltano fuori, mi spaventano ogni 2x3, e un sacco di farfalle. Guardate, vi ho trovato proprio subito dopo, ho detto ci sono un sacco di farfalle, ho trovato il cartello appunto con le farfalle che ci sono all'interno di questo parco. Come vedete, le ho viste tutte e quattro, ragazzi, sono magnifiche e volano ovunque in giro. E siamo giunti a un'altra spiaggettina, ragazzi. Guardate, sempre davanti a noi la Malesia come continua. Guardate che bellino questo posto. E per oggi è tutto da Singapore, ragazzi. Grazie per seguire American Coffee Travel. Iscrivetevi, mandatemi likes, commenti e condividete i miei video. Ci vediamo alla prossima.